Indiani nei guai, gli altri sì, ma loro non ci lasciano nei guai. Se avessero saputo, non suggerite laggiù, se avessero saputo cosa succedeva nella battaglia di Shegeswar, ma non lo sapevano cosa succedeva nella battaglia di Shegeswar, sicuramente sarebbero arrivati anche loro. Qualcuno tra noi avrebbe potuto sapere che arrivavano anche loro. Il generale Bem, arrivano gli indiani, avrebbe detto una mattina il generale Bem, avrebbero detto attraverso lo stretto di Bering, attraverso lo stretto di Bering, attraverso lo stretto di Bering arrivano i pelle rossa a cavallo, attraversano l'intera Siberia, si aprono la strada fino a noi, ci vengono in aiuto. I signori ufficiali avrebbero così parlato, i loro colbacchi in alto avrebbero scagliato. William Moon, fratello indiano, neppure la riserva noi abbiamo. Molte volte abbiamo un ghetto, una riserva, se ci fosse sarebbe utile. La tribù si raduna in pasticceria, a lungo indugiamo in pasticceria. Signorina, sia così buona da darci una torta indiana, così diciamo mentre sotto sotto pensiamo in verità, sotto sotto pensiamo un bel giorno, un drappello di indiani, lo stretto di Bering attraversando, qualsiasi stretto attraverseranno, verranno in nostro aiuto, qualcuno verrà in nostro aiuto aprendosi verso di noi la strada, non ci lasceranno nei guai gli indiani. Almeno gli indiani non ci lasceranno nei guai. Ecco, questa è la poesia.